Ma quanto è dolce questo pranzo? Quanto è dolce questo pranzo, capocce rossonere? Buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo attesissimo video pagelle. Milan batte Atalanta 2-0. Una prestazione sontuosa, un Atalanta in difficoltà, senza dubbio, ma rimane una prestazione sontuosa per attenzione, per predominanza fisica, finalmente la condizione dopo i disastri di Dubai. Ricresce, le gambe ricominciano a girare. Speriamo di non fare più cagate sotto il punto di vista fisico, ma soprattutto sotto il punto di vista di gestione infortuni. Ma prima di cominciare questo video, ragazzi, mi raccomando, like al video, commentate, condividetelo con gli amici, soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Iscrivetevi anche al canale di due grandi cuori rossoneri come Domebet e Josip Josef, con cui condivido la diretta, l'angolo rossonero. Ah, ragazzi miei, una prestazione incredibile. Partiamo subito con le pagelle. Magnan 6. Paga il biglietto, sta seduto tutto il tempo. La cosa da notare subito è la sicurezza nelle uscite, ma soprattutto la potenza, la predominanza da un punto di vista tecnico, di piedi. Fa sponde meravigliose, fa lanci meravigliosi, sempre precisi, sempre sulla testa di Giroud, che anche per questo non sbaglia una sponda. Kalulu, ragazzi, voto 7, niente, è tornato Leroy, ragazzi. È tornato Leroy, impeccabile, anticipi fantastici, come braccetto di destra a 3, si stacca spesso dove mette cross deliziosi in aria e fa veramente una prestazione incredibile. Lokman non vede mai palla. Quando Højlund gravita dalle sue parti per trovare un po' di respiro da Ciao, lo prende anche lui a pisellate. Prestazione incredibile. Ciao ragazzi. Io che cazzo di voto devo dare? Ciao ragazzi. Che cosa devo dire? Cosa devo dire? Ragazzi, un giocatore perfetto. Ha tutte le caratteristiche che un difensore deve avere. Sembra creato in laboratorio. È alto 1,95 m. È veloce come un velocista. Fisicamente fa paura. Di anticipo è potentissimo, di piede ha una tecnica assurda, fa lanci precisi. Cosa devo dire? Voto 18. Messias, ragazzi, scusate, scusate, Tomori, 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 il nostro Tomori, voto 7. Fa una prestazione meno appariscente di Kalulu, anche perché si stacca meno. Si stacca meno per quanto riguarda le sponde, si stacca decisamente meno del suo compagno di reparto, però ragazzi, mette nuova aggressività, voglia, cattiveria, morde tutto quello che gli passa dalle sue parti. Anticipi perfetti. Grandissima, grandissima prestazione per il nostro Tomuro, voto 7. Messias, ragazzi, do voto 6 per il gol, perché prima del gol era 4, perché fa una partita attenta in fase difensiva, ma quando ti mangi quell'occasione il voto non può che scendere. Si è mangiato un gol veramente da bestemmia, da far bestemmiare un prete. Dopo 40 anni di perfezione da un punto di vista cattolico, cioè ha sbagliato un gol, ragazzi, che è tutto dire, tutto dire. Fortunatamente riesce a mettere in porta il meraviglioso assist di Leao, voto 6 per lui. Krunic, ragazzi, credo sia una delle migliori partite da quando gioca con la maglietta del Milan. Voto 7 più, precisissimo in fase di impostazione, ma soprattutto in fase di contenimento degli avversari, anticipi sempre presenti, riesce ad uscire da situazioni concitate come nel primo tempo con un'eleganza disarmante. È un calciatore sotto quel punto di vista importantissimo, il miglior dodicesimo uomo che un allenatore può mai desiderare. Tonali, ragazzi, voto 6 e mezzo, non sbaglio una palla, è vero, però si vede che è stanco, non è il solito Sandro. Dà una palla a Leo meravigliosa che purtroppo Leo cestira nel primo tempo, però è tra i più positivi, sempre tra i più positivi, nonostante la stanchezza. Non vedo l'ora del rientro di Benasser per fargli un po' tirare il fiato. Teo, ragazzi, Teo, voto, ragazzi, 7 e mezzo. Cosa vogliamo dire alla prestazione di Teo, finalmente tornato dopo un po' il down, dopo la finale persa contro l'Argentina con la sua Francia? È un giocatore devastante in quella posizione, si mangia il campo, fa un gol, ragazzi, poi viene dato l'autogol per quanto riguarda il tocco di Musso dopo il palo. Però ragazzi, cosa cazzo ha fatto Teo per tutta la partita? Come si è coordinato? Che tiro ha lasciato partire? Questo è il dio del calcio, perché un tiro così bello non può non finire in gol. Brahim, ragazzi, allora la prestazione di Brahim do voto 6 più. Fa un'ottima prestazione di voglia, di sostanza. Peccato sempre, sbaglia troppe volte l'ultimo passaggio. È anche vero che dà due palloni incredibili, uno di tacco geniale per Giroud, che era in posizione regolare, si mangia veramente un gol fantastico.
l'altro per Leao che è Cestina. È un calciatore che riuscisse a mettere quel centesimo alle sue giocate, riuscisse a sbagliare quei due o tre ultimi passaggi in meno, sarebbe veramente, veramente, troverebbe ecco la sua dimensione e potrebbe giocare in tutte le squadre. Leao ragazzi, Leao do il 6 Leao per l'assist, però non mi convince quella posizione. Parte benissimo, fa 20 minuti di grandi giocate, dopo si perde, sbaglia sponde, si mangia gol, ma soprattutto non è quella la sua posizione. Pioli deve trovare, deve farlo stare largo, non può farlo accentrare così tanto perché il calciatore si perde. Non dico che non potrà farlo in futuro, ma deve migliorare per quanto riguarda l'attaccare lo spazio. Non è ancora, non rientra nelle caratteristiche di Leao e purtroppo ragazzi si vede, purtroppo si vede perché pecca sotto questo punto di vista e a volte si estranea troppo in quella posizione. Voto 6 per lui, Giroud, ragazzi, voto 6 e mezzo, non sbaglia una sponda, fa una prestazione incredibile di voglia, di sostanza, appena perde una palla rincorre l'avversario per tutto il campo. Fa la scivolata, la butta in rimessa laterale. Ragazzi, che dire, che uomo, che giocatore. Devo solo inchinarmi a lui e dire grazie, grazie di vero. Ma veniamo ragazzi ai subentrati. L'87esimo Selmayr, ovviamente non valutato, entra al posto di Messias, senza voto per lui. Al 73esimo CDK prende il posto di Brandyes. Voto 6 più, entra bene. Ottime sponde, recupera palla. Si perde in un'occasione in fase avanzata. Si fa in qualche modo raddoppiare perdendo tempo. Però, ragazzi, sicuramente la prestazione è positiva. E dalla prossima settimana io lo voglio vedere titolare. Lo voglio vedere titolare per 4, 5, 6 volte di fila perché è il momento giusto per dargli fiducia. Perché le gambe stanno ricominciando a girare come inizio stagione. È presente, si vede che ha voglia, lotta, rientra su ogni palla, è un giocatore, secondo me, è il momento perfetto per vedere il titolare. Porca troia, Pioli, non mi fare seccare, mettilo titolare adesso. Così fai rifiatare un po' Brahim. 87esimo entra Rebic al posto di Leao, solido reddito di cittadinanza impeccabilmente preso da lui, senza voto. 73esimo entra Ibrahimovic al posto di Giroud. Ragazzi, io, sapete, sono del mestiere, non voglio esaltarmi più di tanto, però l'ho visto vivo. L'ho visto energico, l'ho visto molto pimpante. Secondo me, paradossalmente, un'operazione crociato per un giocatore come lui, come Ibra, che non sicuramente lo ha già affrontato, non ha nessun timore, può dargli nuova linfa anche perché il precedente crociato comunque era ormai usurato da anni e anni e anni di carriera. Secondo me, ragazzi, ne possiamo vedere. Può ancora regalare capitoli importanti, può ancora regalare gol importanti da qui a fine anno il nostro Zlatan. Pioli ragazzi, voto 7. Dovrei dare 4 a Pioli da qui a fine anno per come ha tenuto Ciao in panchina i primi 6 mesi al posto di Gabbia, perché un giocatore così va messo il primo giorno, appena tu lo vedi toccare palla. Perché non prendiamoci per il culo e Pioli li mette quando sono pronti. Ragazzi, bisogna dire quando Pioli sbaglia. Doveva giocare Ciao al posto di Gabbia, perché Gabbia non può giocare. Sono due giocatori completamente diversi, non può rubare il posto a Ciao. Gabbia è un buon difensore, diventerà sicuramente giocando in altre squadre un buon difensore, ma il suo margine di crescita è quello di diventare un difensore da 6,5-7, un buon difensore affidabile che in una squadra come il Milan gioca riserva. Non può assolutamente prendere il posto di Ciao, assolutamente. Per quanto riguarda la partita di ieri, ovviamente voto 7, preparata magistralmente da Pioli, preventive fantastiche, i giocatori di nuovo presenti, atletici, dopo gli errori madornali fatti a Dubai in fatto di preparazione, Pioli riesce a ritrovare la sua squadra, riesce ad organizzarla dopo il derby pessimo disputato in campo, dove praticamente se questa era la difesa a 3 dovevamo tutti darci le martellate sui coglioni, riesce finalmente a dare le giuste posizioni, le giuste marcature. Riesce a far ritrovare un'idea di gioco, una bella idea di gioco al Milan. L'unica cosa che manca è ritrovare una posizione a Leao e rimetterlo al centro del progetto, perché in questo 2-1, in questa posizione così accentrata per lasciare spazio a Teo, è vero che Teo ti rende da 9, ma Leao ti rende da 4. Bisogna trovare i giusti movimenti per il campione portoghese. Niente ragazzi, il video finisce qua. Vi ringrazio per essere stati qui con me ancora. Like al video, commentate, condividetelo con gli amici, soprattutto iscrivetevi al canale, ragazzi. Spaccate il tasto iscriviti per questa meravigliosa prestazione, per questa meravigliosa partita, per questo meraviglioso lunedì, perché quando vince il Milan è sempre un inizio settimana meraviglioso, ragazzi.
Questo è il nuovo video con le nuove animazioni. Sto cercando di prendere la mano, sto cercando di migliorare per offrirvi dei video sempre più carini anche da un punto di vista grafico. Vi ringrazio ancora, ragazzi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bella, raga.